Ve l'avevo promesso, una puntata speciale di Lettere Meridiane, che è la trasposizione televisiva dell'omonimo blog dedicata a Lorenzo Sepalone, autore di cinema, a me piace definirti così, regista, cineasta, pluripremiato, ragioneremo anche di questo. Oggi lo ospitiamo e tra l'altro celebriamo un evento, ovvero la pubblicazione di un ebook realizzato da Lettere Meridiane che raccoglie le recensioni, oramai numerose, se posso dire, che Lettere Meridiane ha dedicato a Lorenzo, col quale mi legano antichi rapporti di amicizia e di affetto. Oltre alle recensioni trovate le schede tecniche dettagliate dei suoi lavori, tante fotografie, insomma un bel ebook che potete scaricare nelle modalità che vedete in sovraimpressione, anzi, credo mostrando, inquadrando con la vostra fotocamera il QR code. Raccontiamo Lorenzo Sepalone, che è giovane, ma ha alle sue spalle una robusta, produzione. Raccontiamo quello che ha fatto finora, raccontiamo il futuro che lo attende. E partiamo da un film che è un cortometraggio che io ho amato profondamente. Li amo tutti, no? Diciamo la verità, li amo tutti, ma La Luna è sveglia ha rappresentato, secondo me, un punto di la svolta. Devo dirvi anche che questa mia profonda amicizia con Lorenzo nasce da quel veicolo, da quel grande crogiuolo di talenti, da quella rete di relazioni che è Certo. stato il Festival del Cinema Indipendente, che ha visto Lorenzo sempre protagonista. Il bello è non soltanto come autore, ma anche come animatore, come Come anche giurato semplice anche spettatore, un paio giurato, d'anni. insomma, ne ha fatte veramente di tutte all'interno del festival. Poi La Luna è sveglia, che è un piccolo grande film. Grazie. Raccontacelo. Sì, La Luna è sveglia per me ha rappresentato in effetti il primo mio vero cortometraggio, nel senso che fino a quel momento io, come fanno un po' tutti i registi all'inizio, agli esordi, avevo girato dei piccoli corti con gli amici per sperimentare nuove cose, appunto anche per trovare un mio stile, quindi una mia poetica. La Luna è sveglia è sicuramente del 2012, è sicuramente stato il mio primo cortometraggio vero e proprio, nel senso che per la prima volta mi sono ritrovato a dirigere una troupe completa, ad avere attori bravi, professionisti, ed è sicuramente un progetto, insomma, che fa parte è nel mio cuore perché, ti ripeto, per la prima volta mi confrontavo con una macchina anche produttiva grande. Io ero tra l'altro il più piccolo su quel set, nonostante fossi il regista, avevo 22 anni ed ero il più piccolo. E sicuramente lì sono nate tante cose, sono nati dei rapporti belli con alcuni dei tecnici con cui ancora oggi condivido il set, il mio rapporto con Nadia Kibut, che è una grande amica, nonché poi anche protagonista di Re Domani, che reputo insomma il mio cortometraggio più importante, quello che sicuramente è andato meglio a livello distributivo, quindi sicuramente dei ricordi bellissimi. E voglio aprire la parentesi Festival del Cinema Indipendente di Foggia, però perché io mi reputo un figlio orgoglioso di quel festival, proprio perché grazie al Festival di Foggia io ho potuto, come dire, trovare una mia strada. Ovviamente è inutile che adesso ti faccia un panegirico, però tu sai bene che sai la stima e il rapporto che ci lega, e sicuramente grazie al tuo festival, perché sei stato tu poi il fondatore e il direttore, soprattutto in quegli anni, io ho proprio trovato una mia strada, nel senso che guardandomi intorno quando ero adolescente vedevo un po' un deserto, devo dire la verità, cinematografico in questa provincia. L'unica possibilità che avevo di far vedere i miei lavori era il festival, e quindi cioè sono ancora orgoglioso e mi emoziona ancora a parlare di quell'esperienza perché, ti ripeto, Allora, mi reputo figlio di quel festival. raccontiamo ai telespettatori un episodio, insomma, che la dice lunga poi del rapporto tra me e te. La Luna è sveglia. Per una serie di ragioni io non potetti intervenire alla serata in cui l'hai presentato all'altro cinema. E tra l'altro non potesti Al presentarlo al festival, sì. festival per una questione di date, insomma, la cosa, come dire, raffreddò per un attimo i Sì, è nostri vero, è vero. rapporti. E
gli dicevo, ma vabbè, Lore, fammelo vedere. Lui non mi. Dico, Lorenzo, facciamo così, allora ce lo vediamo io e te da soli. E poi ti Mi dico ricordo all'istante benissimo che con la ne proiezione. pensi. Allora, una proiezione, credo proprio nella sala del Tribunale di Esatto, a Palazzo Palazzo Dogana, quindi Dogana, immaginatevi questa sala di era un primo pomeriggio, pomeriggio. soltanto io e lui, guardo il film, noto che lui mi guarda. Ebbi una reazione così forte che per i 5 minuti, dopo, successivi alla fine del È film, non vero. fui in grado di parlare. Adesso però vi facciamo vedere il trailer di quel film, dicendovi che, se cercate, comunque potete trovarlo interamente su YouTube. Ricordi quell'ultima notte? La tua cifra stilistica, Lorenzo, è il raccontare storie quotidiane che però, nonostante il loro minimalismo, tu riesci a rendere di una dimensione epica. E questa tua dimensione cinematografica, secondo me, si coglie tutta in ieri e domani, che è un racconto di due vite molto distanti tra di loro, che si sfiorano Esatto. nell'autobus. Tu adoperi spesso questa metafora dell'autobus. Sì, perché poi l'autobus secondo me è la metafora perfetta della vita, perché la vita è fatta di fermate, di attese e di ripartenze, che è un po' il percorso che fa l'autobus. Poi io dopo anche con Prossima Fermata sono diventato un po' il regista degli autobus, perché poi subito dopo Ieri e Domani ho girato di nuovo uno spot appunto per l'ATAF che è proprio ha Sì, come esatto. protagonista l'autobus. Sì, mi piace molto il minimalismo, mi piace l'ordinario, perché l'ordinario in realtà, se guardato da un altro punto di vista, diventa straordinario. E quindi per questo sono affascinato dalle piccole storie, per questo mi piacciono i silenzi, mi piacciono le attese, amo fortemente le microazioni, i piccoli gesti dei personaggi, perché credo che ogni piccolo gesto poi componga l'universo di un personaggio. Non amo i grandi eventi, quelli insomma a cui poi credi anche poco come spettatore. Gli eventi spesso appunto poco credibili di sceneggiatura. Secondo me, indagando bene l'ordinario di ognuno di noi, troviamo sempre qualcosa di interessante. Poi io viaggio molto, quindi anche in treno. Mi piace guardare chi mi circonda e creare dei film mentali, no? Quindi creare le storie, collegamenti, fil rouge di vite che non si incontrano ma che si sfiorano. È un Come gioco che mi appunto piace. accade in Ieri e Domani, in realtà tra La Luna e Sveglia, che è del 2012, e Ieri e Domani, che è del Sì, sono 2017, passati molti anni. però secondo me succede qualcosa di importante. Io quando ti ho conosciuto ti ritenevo un giovane talentuoso foggiano, però a dirtela tutta pensavo che saresti stato uno dei tanti che a un certo punto avresti abbandonato Foggia per tentare Sì. fortuna altrove. Invece in Ieri e Domani torni a Foggia e come? Tra l'altro, La Luna Sveglia è un film per evidenti ragioni, proprio per la sua stessa natura narrativa, è un film notturno in Sì. cui fai vedere appena la città, ma è una città notturna, Buia, sì. ombrosa, triste. In Ieri e Domani invece fai vedere una Foggia sfavillante, sorprendente, insomma, ci sono delle riprese molto particolari alla Spelonca Sì, oppure e i grattacieli. all'ospedale Colonnello Ad D'Avanzo, che sono avanzo, sì. addirittura sorprendenti, stenti quasi a riconoscere la nostra città, grazie a quello. Ricordi quante volte ce l'hanno detto i registi che si sono avvicendati al festival, Certo. che la nostra qualità migliore è la luce? Sì, assolutamente. Io penso che poi di tutta la Puglia sia questa una qualità. Io ho cercato di ritrarre Foggia in Ieri e Domani non dal punto di vista cartolinesco, dal punto di vista un po' stereotipato. Personalmente sono un po' anche stanco di luoghi comuni della Puglia, delle orecchiette, dei trulli, eccetera. Quindi ho cercato di raccontare una storia, quella di Ieri e Domani, che è una storia sicuramente cupa inizialmente, ma una storia poi che prende, come dire, finisce con una rinascita, senza spoilerare adesso il finale per chi non l'avesse ancora visto, però finisce con una rinascita, comunque con un riscatto. E quindi secondo me Foggia era proprio la città perfetta per una storia dove c'è fame di speranza, c'è fame di riscatto, perché sappiamo bene che questa città ha
ha tanti problemi, sicuramente in molti di noi c'è questa voglia di una rinascita, appunto. E mi sembrava una metafora perfetta per le due vite dei personaggi. Inoltre conosco benissimo Foggia, meglio di qualsiasi altra città, e quindi ho cercato di raccontare anche per immagini questo film, utilizzando ad esempio delle inquadrature che grazie appunto ai contenuti, ma anche paesaggistici non convenzionali, perché citavi la Spelonca, i grattacieli della Spelonca, ad esempio. Molte persone in giro per i festival mi hanno chiesto: ma dove li trovate? Io ho detto: stanno a un minuto da casa mia, in realtà, quindi i miei nonni abitano alle spalle, quindi era facilissimo per me. Però in effetti molti hanno apprezzato anche la location. E poi con ieri e domani succede qualcosa di estremamente importante. 14 premi vinti, che è un record assoluto per un regista non soltanto foggiano, ma pugliese e meridionale, il che oramai ti segnala all'attenzione del cinema nazionale, ma tu poi scegli di tornare a Foggia con una storia tutta particolare, della quale parleremo dopo. Per il momento guardiamolo il trailer di ieri e domani. Tra l'altro, vi devo ricordare che anche questo lo trovate, basta cercarlo su YouTube. Scritto di te che sei riuscito a fare del cortometraggio quasi un genere a sé. Forse l'avete già intuito voi, un giovane regista che schiera un set vero e proprio. Un set significa un cast tecnico, una troupe importante, significa avere un aiuto regista, significa avere qualcuno che ti cura le luci, il montaggio, la fotografia, significa anche, dobbiamo dirlo, un investimento A livello importante. economico anche. E quindi significa un approccio qualificato e serio anche a un film che dura pochi minuti, sei d'accordo con me? E io ti dirò, io la cosa che notai proprio quando ho iniziato questa carriera è quando avevo 16-17 anni, quindi che avevo il sogno di diventare regista, era l'approccio, secondo me, errato di molti nostri concittadini all'argomento cinema, cioè al discorso cinema. Poi oggi, soprattutto oggi, sono molte cambiate le cose, quindi sono passati anche 10 anni da quando ho esordito. Oggi, ad esempio, c'è un'altra convinzione errata. Se prima diciamo che un po' secondo me a Foggia il pensiero dominante era quello, ce la cantiamo e ce la suoniamo, per dirlo in modo proprio grezzo, adesso diciamo c'è un altro discorso da fare. Adesso si è persa, secondo me, in molti, soprattutto tra i più giovani, si è perso il concetto di troupe. Oggi spesso c'è la convinzione errata che basta comprare una reflex di ultima generazione, basta per usare un software di montaggio per fare cinema. È ovviamente una convinzione sbagliata. Io infatti quando faccio questi laboratori, come quello che ho fatto adesso per l'Università di Foggia, cerco proprio di far capire agli studenti cosa c'è dietro un film. E quindi l'importanza delle maestranze, l'importanza della scrittura, l'importanza della post-produzione, proprio perché il cinema è un'arte collettiva, quindi sicuramente anche i 14 premi che hai citato sono il risultato di un lavoro collettivo, non solo sui miei, ma sono premi di tutti. Quindi ho cercato proprio di approcciarmi al cinema come si fa ovunque, come si faceva ovunque, nel senso che mi sono detto: ma perché a Foggia non possiamo fare quello che fanno anche in altre città? Perché non posso coinvolgere 40-50 persone di troupe e girare un film vero e proprio? E devo dire che con La Luna è Sveglia, sicuramente con I Re Domani ancora di più, perché I Re Domani ha visto coinvolte tra attori, tecnici, figuranti, volontari, quasi 100 persone, quindi è stato un lavoraccio dal punto di vista anche di stanchezza e di energia che ho dato per questo film, che è durato quasi 3 anni, tra l'altro, come gestazione, come preparazione del film. Però devo dire, poi abbiamo raccolto i frutti, cioè perché i risultati poi si vedono, nel senso che quando poi vinci dei festival, ti confronti con
con delle, leggi delle belle critiche, vedi che il pubblico ti segue in modo assiduo, ovviamente i risultati li raccogli, c'è tanti sacrifici, ma poi, come dire, servono a qualcosa. Io ritengo che tu sia il prodotto più bello ed entusiasmante di quella grande stagione che è stata rappresentata e scandita, quella grande stagione della cultura foggiana rappresentata e scandita dal Festival del Cinema, proprio per questo, perché sei riuscito a coniugare l'idea che aveva il festival, l'obiettivo che era del festival, che non era tanto quello di far vedere dei film, ma quello di innescare un movimento cinematografico. In fondo tu, nelle tue opere, poi hai coinvolto non soltanto professionalità importanti a livello nazionale, che poi ti prego di ricordare, ma anche tanti giovani foggiani che attorno a te si sono Certo. saldati e che lavorano con te. Ma io ho pensato anche di fare un'altra cosa in realtà, quella di dare l'opportunità dei miei concittadini, miei coetanei più piccoli, un po' più grandi di me, di affiancare dei grandi professionisti, quelli che sui set si chiamano i capi reparto, proprio perché secondo me a Foggia quello che manca ancora è la formazione cinematografica in alcuni reparti. Quindi non capita tutti i giorni per una ragazza che vuole fare la scenografa poter lavorare su un set e fare l'assistente allo scenografo che ha molto più esperienza di lei, quindi poi cerca da lui di rubare in modo, come dire, benevolo il mestiere, nel senso cerca di carpire, di guardare, di osservare. E secondo me quello che ti insegna un set non lo troverai mai in nessuna scuola teorica, non lo troverai mai in nessun manuale di cinema, quindi secondo me questo è fondamentale. Sicuramente io ho cercato di coinvolgere, cerco sempre di coinvolgere dei foggiani nelle mie cose, proprio perché, come dire, viviamo nella stessa città, è anche bello incontrare dei concittadini con cui si condivide una passione. Bene, ho detto prima che sei riuscito a fare del cortometraggio quasi un genere a sé stante. In realtà questa cosa funziona moltissimo anche in quelli che noi, tra poco vi faremo vedere, in quelli che noi per comodità e per definizione indichiamo come spot, ma che in realtà, a mio avviso, sono quelli che nel festival, ricordi, I chiamavamo i cortissimi, sì, mi cortissimi, ricordo, e sì. che raccontano storie belle, accattivanti, appassionanti, come quello che hai registrato, hai prodotto e diretto per l'ATAF di Foggia, che si chiama Prossima Fermata. Vediamolo e poi ne parliamo. Nella mia vita ho letto i pensieri della gente. Ho visto attese e ripartenze. Ho vissuto i sogni di una città. Nelle speranze, nei desideri, nei sorrisi, ho visto la mia città vivere. Nella violenza, nell'indifferenza, nell'inciviltà, ho visto la mia città morire. Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, ma continuerò a viaggiare con la speranza di trovare alla prossima fermata una città felice.
Ecco, piccole storie in una foggia poi sempre sorprendente. Io ritengo che questa esperienza sia stata per Foggia particolarmente importante, questa idea dell'ATAF sia stata particolarmente da apprezzare. Sì, anche perché abbiamo cercato di raccontare, di trattare un tema come il senso civico, però da un punto di vista diverso, da un punto di vista poetico. Prossima fermata nacque perché da una telefonata che l'ex presidente dell'ATAF, nonché amico Raffaele Ferrantino, mi fece innamoratissimo dire domani, quindi disse: senti, voglio che giri qualcosa per l'ATAF, che tratti appunto il tema del senso civico sui mezzi pubblici, hai carta bianca. Quando io poi sento la parola carta bianca, come dire, impazzisco. E ho cercato quindi di raccontare la storia di poetica, appunto, una storia d'amore tra un cittadino e la sua città, ma al tempo stesso anche tra un autista e la sua città. Appunto la storia di un autista che, prossimo al pensionamento, rivive in ultima corsa la sua vita. Proprio perché, come dicevo un po' prima, l'autobus sì è metafora della vita e quindi è scandita, come dicevo prima, appunto da fermate, da ripartenze, eccetera. Ma al tempo stesso l'autobus è anche un po' il riflesso, ciò che accade sull'autobus è il riflesso di ciò che accade in città. Se ci pensiamo, sull'autobus viaggiano un po' le emozioni di una comunità. E quindi ho cercato di raccontare questa storia, che appunto avete appena visto, attraverso anche degli episodi spiacevoli che possono accadere nella vita di un autista, ma al tempo stesso anche i suoi ricordi belli. Quindi in qualche modo, metaforicamente, e permettimi questa cosa, ho cercato anche di raccontare il mio amore per Foggia e il mio rapporto con Foggia in questo spot. E poi sei diventato ottimista, improvvisamente, sei diventato ottimista. In realtà questa Foggia solare, questa Foggia che sorride, poi la fai esplodere tutta in quella che è la tua ultima fatica, che è giorno dopo giorno realizzato dall'Università di Foggia, dal Dipartimento di Agraria, da questa bella intuizione che ha avuto la professoressa Marzia Albenzio, che sai, mi ha scritto, commuovendo anche me, mi ha scritto una splendida mail per ringraziarmi della mia recensione. Cosa avevo detto io nella mia recensione su Lettere Meridiane? Che questo giorno dopo giorno racconta in fondo una carriera universitaria, un percorso universitario di una giovane studentesca. Ma siete riusciti, perché questo Lorenzo lo ha fatto con il laboratorio, quindi è la cifra di quella idea del cinema come lavoro di squadra della quale parlavi prima. Siete riusciti non soltanto a raccontare bene questo percorso universitario, ma anche le opportunità poi che offrono i laboratori del Dipartimento di Agraria, ma a dare l'idea che l'università, quei giovani, la conoscenza, quei laboratori, la studentesca che guarda al microscopio la foglia, l'ultima sequenza che fa vedere dall'alto l'università, ma soprattutto l'attrice che si toglie gli auricolari quasi a lasciarsi, a tornare nella città, a farsi immergere dalla città, siete riusciti a raccontare una speranza che i giovani possano riscattare questa città. Beh, speriamo, nel senso che io non sono ottimista al massimo, evidentemente sto vivendo un momento bello della mia vita e quindi ho cercato di raccontare attraverso l'ottimismo questa storia. Poi inoltre devo dire che ho trovato nel Dipartimento di Scienze Agrarie un ambiente bellissimo, quindi era inevitabile raccontare una storia così solare. Al tempo stesso, come dicevi tu prima, è stata un'esperienza bella anche dal punto di vista proprio del rapporto, del confronto con gli studenti, che alcuni sono quasi miei coetanei, insomma, sono più piccoli di me di pochi anni, però è stata un'esperienza bellissima perché vedere in loro la curiosità, l'entusiasmo, l'interesse per un argomento quasi nuovo, perché poi il cinema piace a tutti, però quando poi
si va su un set, cioè, per la prima volta c'è un'emozione veramente straordinaria, cioè, si pensa di conoscere bene il cinema, però poi molte cose spesso sfuggono agli spettatori. E quindi sì, abbiamo fatto questo spot, abbiamo girato questo spot, devo dire, a me piace molto perché ho cercato di trovare un equilibrio tra lo spot promozionale e il cortometraggio di narrazione. Non volevo fare uno spot solo promozionale, proprio perché, essendo un regista che... Non avrebbero chiamato te, d'altra parte, per fare questa cosa. Esatto, nel senso, io non sono un videomaker che gira, con tutto il rispetto per i videomaker ovviamente, però che gira uno spot e ha la capacità, non ho questa bravura di girare uno spot prettamente promozionale, io necessito sempre di raccontare una storia. Quindi ho cercato di mantenere il mio stile, la mia poetica, ma di farlo anche incontrare col punto di vista degli studenti che hanno scritto con me la sceneggiatura. E ricordiamo che l'attrice che interpreta il ruolo della studentessa è Marina Savino, e che tra i diversi che hanno proposto la loro collaborazione, hanno offerto la loro collaborazione, c'è un altro tuo, un'altra icona. Prima abbiamo ricordato Nadia Kibbutz, che è questa attrice straordinaria che ha interpretato, si trova in tutti i tuoi, nei due lavori, e c'è Alessandro Pipino, musicista straordinario, lo ritengo il maggior musicista pugliese, Radio Dervish. Questo per dirvi quando Lorenzo abbia una cura maniacale quasi del dettaglio, del particolare, ma alla fine il prodotto è veramente eccellente. Bene, guardiamo allora questo spot, guardiamo giorno dopo giorno e poi torniamo per ragionare dei prossimi progetti di Lorenzo.
abbiamo viaggiato assieme a questa bellissima avventura che è il cinema di Lorenzo Setalore. 2012, poi in fondo non è passato neanche tanto tempo, no? Abbiamo tutto quanto ancora un futuro avanti, un futuro tutto quanto da scrivere. E, secondo me, un po' il filo rosso che collega questo è il rapporto con la città, un rapporto con la città che io penso sia cresciuto in questi anni e che adesso ti rende, a mio giudizio, il solo autore foggiano che possa affrontare la tragedia di Foggia. Si è detto che le tragedie vanno sempre metabolizzate, il lutto va sempre elaborato. Dopo l'11 settembre il cinema americano non è stato in grado di raccontare quella tragedia se non dopo un certo tempo, e ancora oggi probabilmente non l'ha ancora raccontata come sarebbe stato il caso. Per Foggia, l'11 settembre di Foggia è un 11 novembre, certo, ed è la tragedia di Viale Giotto. Adesso tu ti prefiggi di raccontarla, il tuo prossimo progetto si chiama Civico 120. Sì, è un progetto nato in realtà da una serie di incontri che ho fatto nell'ultimo anno e mezzo con i parenti delle vittime e con i superstiti di quella tragedia, e anche poi contatti soccorritori, con volontari, con giornalisti che in qualche modo hanno delle vite collegate all'11 novembre 99. Devo dire che Civico 120 secondo me è un film necessario per non dimenticare, per fare chiarezza, ma anche per raccontare la straordinaria forza di chi è riuscito a rinascere, ripartendo da zero, a risorgere dalle macerie. Io ho incontrato delle storie assolutamente di dolore, ma anche delle storie di grande forza, di grande resilienza, di grande rinascita, e questa è la cosa che mi ha colpito di più. Io ho incontrato queste persone proprio perché mi interessava conoscere la loro sacrosanta opinione su un eventuale film che io non stavo ancora per fare. Loro mi hanno convinto ad andare avanti, e quindi sto preparando Civico 120, che sarà una docufiction che racconterà con grande delicatezza appunto la tragedia. Ci sarà una parte di finzione dove non ci sarà, lo voglio precisare, la messa in scena del dramma, ma ci sarà una storia che racconterà il prima e il dopo l'11 novembre, e poi ci sarà una parte documentaristica con filmati di repertorio e testimonianze. Ti stai sbilanciando, non quasi mai era capitato che eri così preciso. Ma questo è un film molto, molto delicato, diverso, quindi credo, sì. Per me è un'esperienza anche difficile, devo confessare. Soprattutto nei primi mesi che sto prendendo questo film non ero sicuro se andare avanti o meno, perché come si può immaginare dal punto di vista emotivo non è facile affrontare questa storia. Però al tempo stesso, come dicevo prima, credo che sia necessario, perché poi Foggia in quella pagina buia nasconde anche una storia di grande umanità, nasconde un aspetto solidale che spesso appunto è sfuggito alla cronaca, anche giustamente, perché la cronaca racconta altro spesso. Però devo dire che Foggia secondo me dimostra anche una faccia bella in quella storia, nel senso che dietro a quella storia bruttissima si nascondono micro storie di grande solidarietà, di grande umanità. Ed è questa Foggia bella solare, appunto, che tu riesci a cavare fuori, a raccontare, poi con la discrezione, la prudenza, certo, il pudore che sempre ti contraddistingue. Io voglio farti gli auguri. Grazie. Chissà che questo film che ti appresti a girare non porti soltanto te, ma porti proprio l'intera Foggia all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale. Cioè, voglio dire, mi sembra il caso, l'augurio che lo compri la Rai, lo compri Sky questo film, che lo possa far vedere, certo, che lo vedo più persone, all'Italia intera, come racconto certo del dolore di una città, ma anche della speranza della città. Lorenzo, io ti ringrazio. Grazie a te. Sei stato, è un ricordo, grande onore per me. Vi ricordo che potete vedere i due cortometraggi di cui abbiamo parlato su YouTube, e che potete scaricare l'ebook che Lettere Meridiane dedica a Lorenzo Setalore, raccogliendo tutte le recensioni, le schede tecniche dei suoi film. Le
devo dire, un volume che non merito, secondo me, quindi ti ringrazio, nel senso che non penso di meritare addirittura un volume sulla definiamolo come un work in progress, certo. Perché tante altre recensioni sicuramente verranno ancora, e speriamo appunto di poterlo rendere sempre più corposo. Vi lascio salutandovi e ricordandovi che dopo la sigla c'è l'appuntamento con le battute di Madetou. Migranti curdi dalla Turchia approdano alle isole Tremiti. Gli isolani li accolgono con coperte, latte, vestiti e cibo. Bravissimi i tremitesi. Appena arriveranno qui, anche i foggiani li accoglieranno a modo loro, facendo sparire coperte, latte, vestiti e cibo. Non c'è più nello spot di Eurospin la bambina che faceva domande. Non sapeva più che cazzo chiedere. Ai francesi non interessa più l'italiano nelle scuole. Una riforma lo vuole abolire dai licei. Ora però intellettuali francesi e italiani hanno lanciato un appello per difendere l'italiano, purché non si chiami più Battisti. Anziano di 65 anni, disabile mentale, ucciso a Manduria a calci e pugni da una baby gang. Indagati 14 ragazzi, fra cui 12 minorenni. Tutti sapevano in città, ma nessuno si è mosso. Devono aver agito per legittima difesa.